Sì, buonasera. Allora con Gianni Anelli per vedere che cosa è successo al Tardini. Possiamo vedere le immagini con Zaccheroni e Shevchenko. Sguardo d'intesa prima della partita. Formazione Mbomà, unica punta nel Parma, schierato con un flessibile 4-3-3. Gioca Dida, esordio in campionato nel Milan. Quarto minuto, Miku. Attenzione, profondità per il camerunense Mbomà che anticipa Dida. Ed è 1-0 dopo 4 minuti per il Parma, esulta anche Malesani. Avvio imperioso del Parma, molto più grintoso e determinato soprattutto a metà campo. Uscita di Buffon con i brividi sul calcio d'angolo di Albertini. Poi ancora Conceição, splendido protagonista del match, svaria sulla sinistra e impegna così Dida. Zaccheroni, piuttosto preoccupato, richiama i suoi. Albertini cerca Shevchenko che scivola e poi Birov e prima conclusione del Milan dopo 20 minuti. Milan con le solite tre punte. Gattuso, José Mari, tre punte ma molto vicine. Prova la conclusione allo spagnolo. Buffon c'è. Il Parma con Mbomà verso Lamouchi, l'uscita di Dida. Poi prova a cambiare gli attrezzi Shevchenko, siamo intorno alla mezz'ora ma è ancora il Parma con Fuser che non aggancia in maniera perfetta sull'uscita del portiere brasiliano. È un Milan piuttosto fermo e adesso Gattuso pone a suo modo l'alt ad uno sconosciuto avversario. Si va nella ripresa, deve abbandonare Costa Curta, dentro sala e Chamo va in mezzo. Al quinto c'è questo intervento di Maldini, 600 partite con il Milan oggi, che viene ammonito per questo fallo su Conceição. Poi calcio d'angolo di Fuser, stacco ancora di Mbomà, la palla va fuori di poco. Poi c'è un errore di Maldini, Conceição verso Miku, ancora Conceição, prova la conclusione a girare la palla sul fondo. Tante assenze in attacco nel Parma, poi c'è Boban che rileva uno spento Birov al decimo del secondo tempo. Ancora Miku tra i migliori verso Conceição, un'occhiata all'area di rigore, stacca Mbomà e nulla può Dida, è il pallone del 2-0. Osservate come esulta Malesani, siamo al 20° minuto e si può dire che il pubblico del Tardini fa pace con la propria squadra. Ancora lo stacco di Mbomà e il portiere brasiliano che non può nulla sul colpo di testa del campione olimpico. Il Milan che cosa combina in avanti? Solo questo con Shevchenko, ma siamo al 31° minuto. Un Milan irriconoscibile con Albertini che prova questa lunga conclusione e poi ancora con Gattuso spostato in mezzo verso Maldini, parte il cross, c'è questo pallone, il tocco di testa di Shevchenko e la prima vera parata impegnativa di Buffon. Poi va fuori anche Mbomà e si rivede al Tardini Nestor Sensini. Quindi Parma batte Milan 2-0.